davanti a un suo sogno, Mademoiselle d'Avignon. Questo è davvero mio sogno, perché è un percorso di ricerca iniziato oltre 10 anni fa, che mi ha portato a scoprire questo progetto straordinario. 3 geni insieme per un progetto ventennale, e i 3 geni sono Nelson Rockefeller, vicepresidente degli Stati Uniti, 4 volte governatore di New York, la tessitrice artista Jacqueline de la Baume d'Urbach e Picasso. 3 geni che per 20 anni riprendono con questa meravigliosa idea di Rockefeller del potere trasformativo dell'arte, quindi di portare i capolavori di Picasso a noi, alla gente, capolavori che mai sarebbero potuti vedere insieme. Quindi lui finanzierà questa esecuzione di 19 arazzi e che partono da cartoni preparatori straordinari. Quindi diciamo che questo progetto che noi chiamiamo Cantiere Picasso, perché non si sa dove cominci uno e dove finisca l'altro. Ecco, io sono molto contenta di questo cantiere che qui parte questo progetto. Ma facciamo un passo indietro il rapporto con El Greco. Lei ha parlato di una rassegna irripetibile, perché la luce, il colore del Greco che accoglie le suggestioni della pittura veneta, della pittura italiana. Questa mostra è là per ribadire quanto la tradizione pittorica italiana è stata determinante nella storia dell'arte internazionale. Questa è proprio una cosa che questa mostra evidenzia con forza. Questa metamorfosi, questo salto di questo geniale artista da un mondo ortodosso bizantino a un mondo occidentale, alla cultura occidentale, qui contornato dai maestri che lo hanno ispirato, qui è veramente evidente. Ed è importante che noi siamo consapevoli di quanto l'Italia ha dato a tutti gli artisti che sono riusciti ad arrivare qui a capire questa cultura. L'Italia sempre in modo forte incide, perché entra l'uomo, entra l'anima, come Giotto, come Dante dimostrano, e quindi c'è questo mondo veneto-cretese che assume una caratteristica assolutamente irripetibile. E questa anima che assimila in Italia il Greco è anche, si può vedere in come nelle decorazioni auree delle icone lui utilizzi una tecnica molto particolare, quella della mollica di pane. Ah sì, sì, questo me lo dicevano. È stato fatto un grossissimo lavoro di diagnostica, quindi ho seguito per San Demetrio tutto questo uso nuovo della luce, della lumeggiatura. Lui incideva leggermente il tessuto pittorico, sovrapponeva questa foglia d'oro, la premeva con la mollica di pane e poi eliminava il sovrappiù, quindi rimangono queste lievissime lumeggiature che, diciamo, io sempre cito una frase che Cacciari ha usato nel suo testo, di questa luce che proviene da un fondo scuro, quindi dalle tenebre, ma che le tenebre non riescono a frenare, a ingabbiare, e si vede in queste opere qui, si vede questa capacità straordinaria di questo genio. Il Ministero della Cultura è stato partner a questa rassegna, però c'è ancora un po' di campanilismo in Italia, anche se il Greco proprio in questa mostra dimostra con un'icona dove si ispira all'annunciazione che abbiamo nel Duomo di Treviso, dimostra di essere molto più sovracomunale di quanto siamo noi. Sì, è bellissima la parte dietro l'annunciazione dell'Altarolo di Modena, un'opera somma che ci è stata prestata per poco tempo eccezionalmente, ma proprio qui il fatto che arrivasse qui proprio evidenzia questa ispirazione chiara della... Sì, è molto difficile. Io ringrazio tantissimo Daniele Ferrara, Ugo Soragni, che ci sono stati vicinissimi. Senza di loro non avremmo mai convinto. Abbiamo trasformato tutti noi in sì, fuorché Napoli, devo dire, ma il resto, tutti i musei hanno capito dell'importanza
siamo riusciti, ma è stato un grosso aiuto, veramente. Forse, anzi, sicuramente da soli, un progetto scientifico così complesso e così difficile non saremmo stati in grado di farlo. Quindi è stato un gioco di squadra molto bello. Anche io ringrazio l'architetto, gli addetti alla luce, l'organizzazione che hanno reso questa bellezza. Siamo nella sala esemplificativa della potenza di questa mostra, perché c'è una Cade Carraresi rinnovata, delle sale aperte. Abbiamo Greco, ma abbiamo il Greco e abbiamo anche Picasso. È riuscito in questo intento? Assolutamente sì, quando ci siamo visti nel suo programma gli ho raccontato di quest'opera e non ci credeva nessuno. Adesso è qui, che lascia stupiti quei pochi visitatori che prima dell'apertura hanno avuto l'opportunità di vederla. La mostra è straordinaria, presenta dei capolavori assoluti con un ritmo assolutamente unico, e chiudere con un'opera in prima mondiale, con l'importanza appunto di un'opera di Picasso di queste dimensioni, affiancata a due straordinari capolavori del Greco, è un ritorno a Treviso inimmaginabile. I curatori della mostra ci hanno spiegato che questo percorso sarà irripetibile, anche perché è un tentativo di dimostrare come la pittura italiana, la pittura veneta, abbia condizionato la grande pittura europea, quindi quasi uno scatto di reni della tradizione italiana. Quando ha iniziato a organizzarla, pensava a questo messaggio o in qualche modo siete arrivati a questo man mano che si costruiva la mostra, la raccolta? La volontà era quella, cioè l'idea di El Greco in Italia era un'idea che il professor Pupi coltiva da tanti, tanti anni. Il mio intento era quello di riportare a Treviso un evento di richiamo internazionale, un evento sì anche irripetibile, che il visitatore può vedere qui in questi 6 mesi, e probabilmente ci vorranno altri 20-30 anni prima che sia possibile rimettere insieme questo tipo di capolavori. Quindi una mostra per una Treviso non solo, ma per un nostro paese che ha bisogno di rilancio attraverso i beni culturali. Le difficoltà dei prestiti sono arrivate per lo più dai musei italiani, è vero? Sono arrivati dai musei italiani perché la mostra è organizzata in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che è il nostro partner, ma ovviamente da musei di tutto il mondo. Sono in arrivo adesso le opere della Spagna come chiusura del percorso, dalla Danimarca, dagli Stati Uniti, un'opera straordinaria mai prestata prima d'ora ed esposta appunto un crocifisso di El Greco. Quindi sì, c'è un grande fetta internazionale, ma una grossissima partecipazione dei musei italiani. Che però si sono dimostrati più ritrosi, mi pare, di quelli internazionali, o sbaglio? Perché in Italia è complicato organizzare una mostra nel momento in cui vengono ristrutturati le sovrintendenze, quindi noi abbiamo avuto a che fare con dei sovrintendenti che andavano, altri che arrivavano, e quindi c'è stata una difficoltà enorme che però l'aiuto del Ministero e della direzione regionale del Polo Museale Veneto è riuscita in ogni caso a garantirci, e quindi abbiamo qui delle opere assolutamente straordinarie dai musei italiani. Professore, con questa mostra insomma si può dire che ritorni la grande arte a Treviso? Non si è mai fermata. Treviso ha sempre avuto un ricchissimo patrimonio e oggi conosciamo finalmente degli aspetti che tornano a suscitare questo interesse. Dire stupefacente è una delle cose da luogo comune, in sostanza, ma chi si appresta a vedere sia pure una parte di questo patrimonio a casa dei Carraresi e poi quelli che seguiranno a Treviso, resta veramente senza fiato, perché noi abbiamo qui con El Greco delle cose di una vivezza incredibile, come fossero state dipinte ieri, e sono 500 anni. Cosa non abbiamo? Ecco, questo è veramente, non perdetela, perché è un'opportunità straordinaria. E per la città, per la cultura in genere, che cosa significano iniziative di questo tipo? Io credo che la città, l'Italia, l'Europa, il mondo intero ricevono uno stimolo da questi aspetti culturali che sono in grado di farci comprendere quanto sia indispensabile perché il mondo sia veramente degli uomini portare queste opere d'arte alla conoscenza di tutto un pubblico largo. Un'anteprima mondiale? Un'anteprima mondiale di questo cartone, sì. Come mai avete detto di sì? Che cosa vi ha fatto accogliere la richiesta che era arrivata da questa mostra? Allora, El Greco si sono ispirati tantissimi artisti, specialmente Picasso, Bacon e anche altri, e nel
nelle Mademoiselle d'Avignon si vede proprio questa ispirazione da questo artista greco arrivato in Italia. Allora la sposa con questa mostra era una sfida, però penso adesso che vediamo il risultato, una sfida magnifica. Anche le due crocifissioni inedite di Frances Bacon aiutano a capire la distorsione della figura che si libera dalla ieraticità sacra tipica delle icone, che è la forza dirompente della modernità del tratto di El Greco.